senso. Quindi i narcisisti sono specialisti nel far perdere tempo. Ricordo però Giada che per le domande dovete essere abbonati al canale o fare una donazione al canale. Questa è un po' la regola del canale. Salutiamo Patrizia Perotti. Sissi, spiegami un po' le regole del canale. Va, scrivi un po' le regole del canale. Va, Sissi. Lavora, guadagni lo stipendio. Scrivi le regole del canale per Giada. Allora, bene, quindi noi però con i narcisisti abbiamo la possibilità di vendicarci. Possiamo, ed è giusto, vendicare, sì, ti raddoppio lo stipendio, sì, raddoppio, raddoppio. Abbiamo la possibilità di vendicarci, abbiamo la possibilità di, ecco, brava Roxy, abbiamo la possibilità di ottenere dei risultati uscendo fuori. Ma la vendetta sul narcisista è una tematica. È una tematica importante che dobbiamo prendere in considerazione, però. È una tematica che tocca corde profonde dell'animo umano, salutiamo la Nespola. Sono spesso legate al dolore, sono spesso legate alla frustrazione, sono spesso legate al desiderio di giustizia, no? Perché con i narcisisti ci sentiamo spesso oltraggiati nella nostra giustizia, quindi ci sentiamo spesso oltraggiati. Quindi è molto importante evitare, diciamo, di essere oltraggiati dai narcisisti. Il narcisista, è una persona che tende a oltraggiarti, che tende a ferirti, che tende a farti stare male. Salutiamo anche Border. Ma la donazione può essere una donazione anche piccola, eh? Ho comprato la bottiglia in vetro, hai visto, Befana? Il narcisista è una persona che costruisce la propria identità su un'immagine gonfiata di se stesso, sfruttando gli altri per confermare di fatto il proprio senso di superiorità. Questo tipo di personalità è spesso priva di empatia e utilizza la manipolazione emotiva e quindi è un punto molto importante. Utilizza la manipolazione emotiva, la svalutazione, il controllo e ovviamente dovremmo imparare a diventare super empatici. Poi approfondirò magari il concetto di super empatia, ne ho già parlato in altri video. Questo è un punto molto importante. E vabbè, ma Don Matteo è già effeminato e quindi per lui è normale. Don Matteo è effeminato, quindi. Allora, quindi questo è il punto fondamentale. La sicurezza, diciamo, apparente, nasconde in realtà una fragilità interiore che lo spinge a cercare continuamente conferme esterne. Quindi questo è un po', perché il narcisista nasconde una sicurezza apparente fondamentalmente. Quando ti senti vittima di un narcisista, che poi non saprai mai, ripeto, se è un narcisista vero, se è un narcisista finto, se è un narcisista, diciamo, come dire, che possiamo dire, non potrai mai sapere se è un narcisista. Non potrai mai sapere se un narcisista farlocco o meno, ma a noi non interessa, noi non è che dobbiamo, come dire, fare una diagnosi, no, anche perché lui non se la farà mai fare la diagnosi. E poi, che cos'è? E poi un punto fondamentale è questo, che il narcisista secondo me è in grado di prendere per il culo anche gli psichiatri. È in grado di prendere per il culo anche gli psicologi, cioè gliela racconta un po' come vuole, si rigira la frittata come vuole fondamentalmente. Comunque, come vendetta, non è che dobbiamo distruggere o rendere pan per focaccia al narcisista creando un conflitto, perché il conflitto di fatto non serve a niente. Non è importante generare un conflitto, la vera vendetta sul narcisista risiede, diciamo,
nel difenderci fondamentalmente. Questo è un punto molto importante. Poi vedremo un po' di strategie di vendetta, però la vendetta perfetta sul narcisista è paradossalmente l'indifferenza, no? Come dicevo prima, ma anche su una persona che fa tira e molla. È inutile, chi fa tira e molla poi ti scrive, fa questo, quell'altro, ma tu non è che devi stare lì a, diciamo, a menare il can per l'aia fondamentalmente. Non devi stare lì a menare il can per l'aia, cioè non devi stare lì a perdere tempo, non devi stare lì a romperti i maroni fondamentalmente. Questo non ha nessun senso. Tagliare i ponti, dare indifferenza è il punto fondamentale. Inutile discutere, devi smettere di nutrire, se lo chiamo walking the path, devi smettere di nutrire il suo bisogno di attenzione, devi ricostruire la tua vita. Salutiamo la capretta. La capretta Rosy, devi smettere di dare energia al narcisista, devi smettere di... brava Rosy, brava, vedete che Rosy si guadagna lo stipendio. Quindi tagliare i ponti e ricostruire la tua vita al di fuori del narcisista, lontano dal narcisista. Quindi il narcisista che vive di approvazione e controllo viene disarmato praticamente quando la sua vittima riesce a liberarsi emotivamente, e tu devi prosperare senza di lui, devi prosperare senza di lui. Questo è importante, devi imparare a prosperare senza di lui. Il silenzio, l'assenza, l'indifferenza, il non prenderli in considerazione, la totale, ecco, devi diventare, no? Praticamente devi diventare un muro grigio. Devi praticamente diventare una persona che è totalmente, diciamo, distaccata. Sì, certo, è totalmente distaccata, è totalmente, come dire, bloccata, è totalmente, diciamo, si allontana totalmente. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Diciamo così che tagliare i ponti e smettere di nutrire il suo bisogno di attenzione e ricostruire la propria vita lontano dal narcisista è il punto fondamentale. Inoltre, investire nel tuo benessere, nella crescita personale, salutiamo Pink, nelle relazioni autentiche. Di fatto questo rappresenta una vittoria sul narcisista, rappresenta una vittoria. La tua felicità è la vendetta perfetta sul narcisista e rappresenta la sua sconfitta. Questo è il punto fondamentale. Anche sti qui che fanno tira e molla, no? Come dice la nostra chiavetta Palma, che poi è già anziana, anche la Chiara non è mica più tanto giovane, ormai, tra l'altro facciamo un molle augurio a Chiara, che oggi compie 34 anni, non è mica tanto giovane, è 34 anni, ormai si sta avvicinando non è mai vecchia come la Sissi, però... Insomma, comincia già a essere un po', diciamo, attempata, diciamo, no? L'anno prossimo sarà attempata. Vabbè, naturalmente, in confronto alla Rosy, è una ragazzina. La Rosy, che dice di avere 48 anni, sembra la nipote della Chiara, insomma. Quindi, la Rosy dice di averne 48, ma in realtà ne ha 64. Ringraziamo anche Adriana Paratore, bene bene, grazie, è un piacere dare consigli ad Adriana, è un piacere. E, tra l'altro, presto, sapete che Adriana ha scritto un libro sempre sui TDG e quindi faremo anche un'intervista presto con la nostra Paratore, Paratore DJ. Quindi è molto importante, la tua felicità rappresenta la sua sconfitta.
Questo è un punto fondamentale. La sua felicità rappresenta la tua sconfitta. Il narcisista è incapace di riflettere sulle proprie mancanze, no? Sarà costretto quindi a prendere atto che non ha più potere su di te. E sapete quanto è importante? Pensate quanto potete godere. Ah, non è su TG. Ah, ok. Ah, va bene, ok. Stereotipi di genere. Va bene, ok. Ah, ok. Sull'origine del patriarcato, addirittura, degli stereotipi. Interessanti. Ma fai anche un libro sui TDG, no? Perché non fai un libro sui TDG anche? Fai un libro sui TDG, secondo me sarebbe anche interessante. Comunque, i TDG, non so, sono i testimoni di Genova, Noi a Genova abbiamo dei testimoni che testimoniano la nostra città. Allora, quindi in conclusione, diciamo, poi adesso vedremo dei passi fondamentali, salutiamo anche Massimiliano, dei passi fondamentali. La vendetta perfetta non è l'attacco diretto, cioè perché se tu fai un attacco diretto al narcisista, stai a lottare contro il narcisista, praticamente te lo pigli in quel posto. Praticamente te lo pigli in quel posto ed è un qualcosa da prendere in considerazione. Ma la vendetta è il distacco totale, lasciando che sprofondi nella depressione. Perché vi ricordo che il narcisista, se voi fate così, si deprime, va in depressione. E quindi è molto importante mandare il narcisista in depressione. Perché se tu mandi il narcisista in depressione, tu praticamente te lo togli dai maroni. Se tu mandi il narcisista in depressione, te lo togli dai maroni. Ho fatto pubblicità? Non me ne so. E vabbè, oh, cioè, che devo fare? Cioè, la giro al contrario, non lo so, giriamo al contrario. Non mi paga nessuno, comunque, Adriana. Non mi paga nessuno, non mi paga nessuno. Giriamo al contrario, ma cioè, io bevo perché ho sete, che devo dire? Quindi, vendicarsi di un narcisista. Può sembrare allettante, ma è importante ricordare che la vendetta può essere un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio. Soprattutto, ad esempio, con persone manipolatrici. Soprattutto con persone manipolatrici. E questo è un altro punto fondamentale. Indipendentemente dal fatto che siano narcisisti, indipendentemente dal fatto che siano fondamentalmente, indipendentemente dal fatto che siano narcisisti, indipendentemente dal fatto che siano chissà chi, diciamo. Allora, quindi vediamo sistematicamente cosa fare per mettere fuori gioco il narcisista. Ti do delle indicazioni che spero possano esserti utile per mettere fuori gioco il narcisista. Allora, la prima cosa che devi fare, come dicevamo, è ignorarlo completamente, perché ho detto che il narcisista si nutre dell'attenzione altrui, quindi vuoi vendicarlo, ignoralo. Cioè, ci sono dei coglioni, no, che dicono: ah, ma io praticamente voglio fare. Ecco, questa è la più grande cazzata che ho sentito. Ah, ma io voglio farlo innamorare per poi lasciarlo. Quelli che mi dicono così in realtà sono dei cretini. Per un semplice fatto, perché sono dei cretini? Perché, diciamo, sono dei cretini perché in realtà non si rendono conto che loro vorrebbero conquistarlo, il narcisista. Dite la verità, quando voi avete detto a non esiste una persona che può dire voglio conquistarlo per poi lasciarlo, questo non esiste, vuol dire che sei innamorato pazzo, innamorata pazza. E certo, una persona che dice voglio farli innamorare per
per poi lasciarlo. È agganciato, ma non poco. È agganciato, ma non poco. È agganciato, ma non poco. È innamorato e anzi si racconta delle balle a se stesso. Il problema è che si racconta delle balle, no? Perché beh, qualcuno non ci crede neanche lui, ma la maggior parte cerca di crederci, no? Crede alle palle che si racconta da se stesso, fondamentalmente. Quindi. Invece devi ignorarlo tranquillamente. Ignorarlo vuol dire che non devi neanche rispondere ai suoi tentativi di contatto, non devi neanche più rispondere. E questo è un punto fondamentale. Non devi neanche più rispondere ai suoi tentativi di contatto, non devi cercare di spiegarti o di giustificarti. Il silenzio è comunque un'arma potente. Poi devi vivere bene, devi imparare a vivere bene, cioè vivi bene, fottite del narcisista, vivi bene perché la tua vendetta è vivere bene. Hai la capacità di vivere bene e allora vivi bene. Fai le cose che ti piacciono, vai, che ne so, a fare tutto quello che ti fa piacere fare, non farti nessun problema, soprattutto non rimuginare, non stare a perché rimuginare. È il canto del cigno, no? Della seduzione. Tu non devi rimuginare, devi assolutamente tagliare i ponti, cioè eliminare completamente il contatto con il narcisista dalla tua vita. Se hai a che fare con un narcisista al lavoro, devi parlare esclusivamente di lavoro, cioè per te deve essere un elettrodomestico rotto, deve darti, perché un altro modo, tra l'altro, di far soffrire il narcisista è vedere che tu non provi emozioni al suo cospetto. Tu non provi emozioni al suo cospetto. Questo è un punto molto importante, perché se tu provi emozioni, praticamente ce l'hai in quel posto fondamentalmente. Non devi mai provare emozioni al suo cospetto. Devi essere fredda, algida, freddo, algido, e tagliare i ponti. Non devi rispondere, no? Perché poi i narcisisti, i manipolatori usano, no? Ti fanno abboccare, no? Se è il tuo compleanno, ti fanno gli auguri del compleanno. Se non è il compleanno, ti fanno gli auguri di Ferragosto. Se non è Ferragosto, ti fanno gli auguri di cazzi e mazzi. Tu devi chiudere, non devi stare lì a pensarci. Perché, ad esempio, quando uno poi mi fa delle domande, no, ma devo fare questo o devo fare quello? È perché è ancora coinvolto Chiava Palma, la nostra Chiava Palma. Se no, uno non chiede. Cioè, quando uno mi dice, mi fa una domanda, è perché coinvolto? Perché voi le domande le fate solo quando siete coinvolti. Brava Adriana Paratore. E questo è un altro punto fondamentale. C'è Pippo lì. Ah, ciao Pippolo, Pippolo. Sapete che Pippo è andato a conoscere i genitori della Sissi, eh? Ieri c'è stato questo evento fantastico. Pippo è andato a conoscere i genitori della Sissi per chiedergli la sua mano. Ha chiesto la mano ai genitori della Sissi. Tra l'altro Pippoli ha detto che farà smettere di lavorare alla Sissi, la farà smettere di lavorare, lavorerà solo lui, farà il doppio turno e poi ha detto anche delle altre cose, ha detto ad esempio che siccome sarà stanco e non ce la farà a trombarla, delegherà qualcun altro. Io gli ho detto, vabbè, se vuoi delegare a me farò un sacrificio, comunque delegherà qualcun altro. Il sesso, diciamo, no? Perché lui farà triplo turno per lavorare, quindi ovviamente sarà stanco e non avrà, diciamo, e non avrà modo di fare le cose. Quindi praticamente delegherà, darà una delega. Ha detto che vedo un po' da una delega. Vabbè, comunque questo è un dato di fatto. Esatto, Pippoli è già stanco, quindi. Comunque sia, quindi dicevo, quando uno mi chiede, ma devo rispondere o non devo rispondere? Devo rispondere o non devo rispondere? Fondamentalmente, io cosa devo fare? Io non devo rispondere, ma se uno me lo chiede è perché è ancora coinvolto. Chi fa domande è perché è coinvolto. Questo è un punto importante, un punto fondamentale. Massimo se la colla. No, che m'accollo, che m'accollo. Io al massimo 5 minuti, 5 minuti, facciamo tutti in 5 minuti, una roba rapida. Poi, ad esempio,
Un'altra cosa è investire su te stesso, cioè tu devi migliorarti, devi mettere forza, devi investire su te stesso, devi investire su te stesso, questo è il punto fondamentale, su te stessa. Investire su te stessa cosa vuol dire? Che devi pensare al tuo benessere, sviluppare nuove competenze, diciamo, sviluppare nuove competenze, sviluppare, come possiamo dire, devi fare delle cose, è importante fare delle cose. Quindi è molto importante questo. Il narcisista odia vedere gli altri crescere e prosperare, quindi la cosa importante che puoi fare è crescere e prosperare, e crescere e prosperare. Quindi questo è un altro punto molto importante, devi crescere e prosperare, costruire nuove relazioni, relazioni autentiche, relazioni con persone positive, non devi rimuginare, chi sta a rimuginare e neanche farti domande, no? Non devi farti assolutamente nessuna domanda, nessuna domanda. Cioè, nel momento in cui tu ti chiedi, ma anche quando voi vi chiedete, no, faccio bene a far questo, faccio bene a far quello, è perché siete coinvolti. Invece l'indifferenza è la cosa fondamentale. Non devi assolutamente poi, per nessun motivo, partecipare ai giochi del narcisista. I narcisisti fanno i drammi. I narcisisti fanno i drammi, fanno i drammi. Soprattutto i narcisisti covert, no? Sono melodrammatici. Neanche le sceneggiate napoletane, non so se c'è ancora la Chiara, neanche le sceneggiate napoletane, no? Sono simili ai narcisisti, cioè alle sceneggiate che fanno i narcisisti covert. Questi fanno delle sceneggiate, napoletane, fanno dei drammi, ecco, vedi. Le sceneggiate napoletane nulla sono in confronto alle sceneggiate che fanno i narcisisti quando ti ricontattano. Ma io ti amavo tanto, ma come mai? Mi spiace che sia finita così, non doveva finire così, mi spiace, in fondo non facevo nulla di male, massaggiavo solo dei culi femminili, che facevo di male? Poi mi chiamavo anche qualcuna, però d'altra parte lo facevo sempre con senza per dire, no? E quindi non dovete mai, per nessun motivo, entrare in questa dinamica di sceneggiata napoletana, neanche Mario Merola, faceva delle sceneggiate come fanno i narcisisti. Vi ricordate Mario Merola, no? Questo è un altro punto molto importante, neanche Mario Merola fa queste robe qua, salutiamo Mary. Devi mostrarti totalmente imperturbabile, devi dimostrarti totalmente sicura, devi dimostrarti totalmente sicura di te, imperturbabile e non avere niente. E poi io suggerisco sempre, comunque, poi chiudo, di prendere le distanze in modo elegante. L'eleganza è la cosa fondamentale, cioè allontanati elegantemente, no? Senza, come dire, con nonchalance. Ho da fare, perculalo per un po' e poi sparisci. Questo lo manderà in depressione. Quindi questa è la vendetta perfetta del narcisista, mandarlo alla fine in depressione. Questa è l'unica cosa che puoi fare, ma non per mandarlo in depressione, ma semplicemente per levartelo dai maroni, perché poi il tuo obiettivo deve essere levartelo dai maroni. Bene, bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale.